che queste tre partite mi sono piaciute un sacco. Zaccagni, dovete andare a vedere il gol, dovete andarlo a vedere, mamma mia che gol che ha fatto Zaccagni di rovesciata, ragazzi, che gol che ha fatto, mamma mia, è uno dei gol più belli della Serie A fino ad ora, è uno dei più gol che ho visto più belli fino ad ora. Anche Udinese Juventus mi è piaciuta tanto, anche Milan Benevento mi è piaciuta tanto. Per primo parliamo di Spezia Verona. È una, oppure è quella che mi è piaciuta di più, perché mi è piaciuta perché ho visto un capolavoro di Zaccagni. Zaccagni che può andare via, può andare anche in un'altra squadra, però quel capolavoro, mamma mia, raga, un capolavoro di Zaccagni. Poi anche mi è piaciuta anche la partita di Udinese, Juventus Udinese, perché mi sono stato anche contento per Paolo Dybala perché è tornato al gol. Sono molto contento perché lui è il mio secondo giocatore preferito, oltre il primo è Zaniolo. Prima era Dybala, ora Zaniolo. Mi è piaciuta anche quella del Benevento Milan. Benevento che se devora un rigore poteva avere l'occasione di riaprirla, cioè non credo che la rimontavano, cioè per noi era proprio sfortuna, raga, proprio sfortuna. Cioè che quando Benevento ha tante occasioni che le può sfruttare, le divora ovviamente, però secondo me lì poteva segnare solo per cambiare un po' il risultato, secondo potersi anche potevano rimontare, ma non credo proprio. Mi è piaciuta anche tanto la partita, come ho detto, di Cristiano Ronaldo, bel gol, Larsen sbaglia, no, Larsen l'ha fatto bene il rinvio, vabbè, la rimessa laterale. Però dopo un calciatore dell'Udinese ha fatto un errore, quindi Ronaldo non si deve ne deve approfittare per forza, perché c'è che non approfitti Ronaldo, se non approfitta Ronaldo chi approfitta? Poi ha segnato Chiesa, molto bella quella partita di ieri per Chiesa, anche per Dybala. Ieri Dybala mi è piaciuto, sono stato molto ma molto contento che è tornato al gol, anche se l'ho già detto. Poi ha segnato, mi sembra, no, l'altro non mi ricordo che ha segnato, ah sì, Ramsey, allora, un gol annullato all'Udinese e un gol annullato alla Juventus, tutti e due di mano, tutti e due di mano. Prima De Bol ha segnato e l'ha toccata di mano quando così, così, e invece stavano a terra proprio, e Ramsey l'ha toccata con la mano, l'Udinese quest'anno non so se sta abbastanza andando bene, però ci può stare che ha perso contro la Juve. La Juve spero che non risale. Non è un insulto per gli Juventini, ragazzi, ve lo dico. Perché io sono romanista, tutti quelli che non tifano Juventus si augurano che non risale. Quello è ovvio. Quindi scrivete qua sotto nei commenti, scusate se sono sempre disattivati, ma non lo so. Anche, vabbè, io lo dico lo stesso, scrivete qua sotto nei commenti, boh, così. Scrivete qua sotto nei commenti prima che si tolgono i commenti, perché io non tolgo niente. Prima che si tolgono, scrivete qua sotto nei commenti la partita più bella che avete visto ieri, anche non le altre. Tra Spezia Verona, Hellas Verona, Juventus, Udinese e Benevento Milan. Scrivete questi tre commenti, la più bella per voi. A me tutti e tre mi sono piaciute tanto. Ora parliamo un attimo della partita del Milan. La partita del Milan, come sempre, miracolosa. Comunque, a me piace quest'anno il Milan.
Sarei molto contento, anche se io dico Milano, cacca. Quando dico, anche se dico questo, sono felice per il Milan che è in vetta alla classifica, e sono contento anche dell'Inter, sono contento di vedere alcune delle squadre che stanno lottando, nuove squadre che stanno lottando per il campionato. Sì, sarei più felice se vedrei la Roma prima, però è un po' difficile, se no, come ho già detto nei precedenti video, se continuiamo così possiamo anche avere la possibilità di vincere il campionato. Ma dobbiamo stare attenti all'Inter, che ce l'abbiamo tra 2 giornate, e dobbiamo stare attenti anche al Milan, che ce l'abbiamo ancora la prossima. Siamo ancora all'andata, quindi. Niente ragazzi, anche l'Hellas Verona questa non mi piace. L'Atalanta sta risalendo ovviamente, che tanto risale. L'Atalanta sempre a metà gennaio, no, metà gennaio, a gennaio risale. Quindi addirittura ieri Boca non è che è passato proprio il top del giornale, perché ieri ha giocato, era il suo compleanno. Era il suo compleanno anche. Allora, era il compleanno di ieri di Patrick Cutrone e di Boca. Non credo che l'ha passato così tanto bene sto compleanno. Già c'è il Covid, più una partita persa non è proprio il massimo. Quindi cominciamo bene il 2021, comincia bene, comincia di cacca per lui il 2021. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, grazie. Ieri siamo arrivati a 100, vabbè, 100 visualizzazioni entro, no, 100, quasi 200 visualizzazioni entro poco, grazie. 300 iscritti, voglio questo, voglio che mi supportatemi, like, condividete con tutti i vostri amici quello che volete, però i video imbarazzanti no, ragazzi, mi raccomando. Tipo un po' di tempo fa io facevo un po' di video imbarazzanti, sinceramente. Quindi non mandategli questi, mandategli questo e quell'altro che parlo di calcio, perché vabbè. Mi raccomando, iscrivetevi. Ciao, raga, like.